buonasera a tutti. Io saluto tutte le autorità militari e civili presenti, saluto le autorità politiche, in primis l'assessore Umberto D'Annuntis che ci rappresenta e rappresenta questa realtà portuale. Però siamo a casa del comandante Alessio Fiorentino, che devo ringraziare al profondo del cuore, perché se siamo riusciti a organizzare questi straordinari eventi facendo conoscere il nostro porto, lo dobbiamo soprattutto a lui, lo dobbiamo all'ente porto, e quindi ringrazio tutto il consiglio di amministrazione e il presidente Fabrizio Ferrante. Ma se siamo riusciti a organizzare questo straordinario evento, per me è un capolavoro, è l'evento più bello e più importante che ospitiamo nella stagione estiva qui a Giulianova, lo dobbiamo ai nostri ristoratori, ai nostri operatori, alle nostre cantine. Quindi io dal profondo del cuore l'applauso lo faccio a voi, perché senza di voi non riusciremo a far conoscere questo spaccato straordinario della nostra città, non riusciremo a far conoscere il molo sud, non riusciremo a far conoscere i nostri caliscendi, ma soprattutto non riusciremo a fare cultura enogastronomica, perché in Abruzzo ci sono cose straordinarie, ma si mangia e si beve veramente bene. Quindi dobbiamo imparare magari dai nostri colleghi della Toscana, perché il nostro territorio è straordinario, ma abbiamo anche delle materie prime eccellenti. Io non rubo altro tempo, sono naturalmente felicissimo di essere qui con voi e ringrazio i concittadini giuliesi che mi hanno dato la possibilità di rappresentare il comune di Giulianova per altri 5 anni, e sono convinto che insieme a tutti riusciremo ancora una volta a far tornare Giulianova al posto che merita, perché io lo dico sempre, questa città è meravigliosa, questa città merita di tornare ad essere il punto di riferimento del turismo, dell'enogastronomia e di tutto quello che riguarda, insomma, le attività ricettive dell'intera regione Abruzzo. Grazie.